Buonasera cari amici, bene, dopo non molti minuti dal termine della partita tra Olimpia Milano e Brescia, valida per la terza giornata del gruppo A di Supercoppa del massimo campionato italiano cadetto della palla a spicchi italiana maschile. Vede il quarto successo di fila delle scarpette rosse per 81-67 appunto contro Brescia, quindi vola sempre più in alto prima e secondo me abbastanza sicura di passare ai playoff, perché ricordiamo per ogni girone credo dovrebbe passare solo la prima, credo. Difatti Milano ha 4 successi su 4, partendo dalla prima vittoria contro Cantù in casa, poi vittoria contro Varese a Varese, vittoria contro Cantù a Cantù. E vittoria quest'oggi contro Brescia. Da notare però che nella prima, nella seconda e nella terza partita Milano ha segnato più di 100 punti, quindi insomma oggi non ci è andata molto lontana, però. Ma vediamo quelle che sono le gare restanti di quest'oggi della Supercoppa. Abbiamo tra meno di 10 minuti Cremona-Reggiana alle 19, Varese-Cantù alle 20:30, posticipo al Tortellino Super tra Fortitudo Bologna e Virtus Bologna. E domani, ovviamente, non perdetevi il mio video dove parleremo di quello che sarà della sfida Fortitudo Bologna-Virtus Bologna. E a parte questo, volevo fare un piccolo, volevo aprire una piccola parentesi sulla nostra squadra principale di pallavolo femminile qui a Trani, dell'Adriatica Volley Trani, per fare pubblicamente gli auguri di buon compleanno al coach Mauro Mazzola e del ritorno in casacca bianco-azzurra di Abbattista, la palleggiatrice che già ha giocato nella squadra del presidente Mimmo Cosentino nel primo anno assoluto di questa società abbastanza giovane. Quindi chiudiamo il collegamento video ribadendo che l'Olimpia Milano fa poker, quarta vittoria su 4, batte a Milano Brescia 81 a 67. Noi ci vediamo domani, seguo il video del basket e vediamo. E sì, penso sicuro arriverà anche il video sulla partita tra Italia e Bosnia. Bene, grazie a voi tutti, buon proseguimento di serata, buon fine settimana, tanto siamo quasi a sabato, e alla prossima, ciao a tutti, mi raccomando, sempre viva lo sport, che sia calcio, basket, pallavolo, eccetera, eccetera. Ciao, alla grande!